va bene tutto, va bene divertirsi. E lo si sa, quando si guarda il Napoli ci si diverte. Stasera si è esagerato proprio. Ma ragazzi, 6-1 ad Amsterdam contro l'Ajax, pali, traverse. Ma di che cosa stiamo parlando? Io penso che sia arrivato il momento, che si può anche dire una cosa. Bisogna avere un pizzico un po' più di rispetto di questo Napoli perché ancora lo si considera. Non lo so. Ma come non lo so? Tre partite in Champions League, tre vittorie. Due fuori casa, ragazzi. Cioè, di tre vittorie, due fuori casa. Una ad Amsterdam, palleggiando sull'Ajax. Una contro i Rangers. E in casa contro il Liverpool, dandogli quattro gol. Ma di che cosa stiamo parlando? Hanno quasi ipotecato il girone di Champions League da primi. Basta non fare cose strane e sono già passati. Ma io, ragazzi, non ho più aggettivi per poter dire qualcosa di questo Napoli perché veramente è un qualcosa di fenomenale, bello da vedere. Cioè, devo essere sincero, da italiano sono veramente felice perché qua tutti quanti si aspettavano la Juve, l'Inter in Champions, devono tenere alto il nome dell'Italia. No, no, qua il nome dell'Italia alto lo sta tenendo soltanto il Napoli. Vediamo il Milan domani cosa farà, ma anche se dovesse vincere avrà fatto bene anche il Milan, ma insomma davanti a questo Napoli che ti fa tre vittorie consecutive, due fuori casa in un girone di ferro dove non partiva neanche favorita, dove non era testa di serie, insomma non si può dire che è quella che sta veramente tenendo alto il nome dell'Italia, perciò qualcosa di fenomenale, bisogna adesso capire che. Cioè, raccontare la partita oggi diventa anche difficile perché, insomma, che cosa vuoi raccontare? Sembra quasi aver giocato contro gli scappati di casa, come dice Antonio, e invece sono tutt'altro che scappati di casa, sono dei signori giocatori. È l'Ajax, una squadra che corre, che in casa fa della sua forza, sono giovani, tatticamente sono bravi. Oggi sono stati praticamente umiliati dal Napoli. Umiliati. Fenomenale. Belli siete, ragazzi. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naici nella casa del pane Balloon. Vi invito subito a mettere un bel like al video, ragazzi. Soprattutto a tutti quelli che sono contenti di questo Napoli. Io in primis, ragazzi, perché quando vedo giocare certe partite, e poi oltretutto è una squadra italiana, anche se non la mia, diciamo. Di riferimento, no? Perché io sono milanista, però è una squadra italiana e ne sono fiero. Perciò bel like al video, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti, così rimanete vivi. È tutto gratuito, ragazzi, fatelo. Parliamo di questo Napoli, ragazzi. Parto da quelli che hanno fatto i gol. Doppietta di Raspadori, Simeone, Zielinski, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. 6-1. 6-1 e in tutto questo era passato in vantaggio l'Ajax. L'Ajax in casa era passato in vantaggio, iniziando poi come sa fare, no? Con tanto pressing molto tosta perché facevano veramente tanti falli, ma non solo falli, erano anche proprio prepotenti nell'entrare, diciamo, sulla palla. E insomma, passi in vantaggio, sei in casa, sei l'Ajax e è tutto in discesa, no? Aspetta un attimo, tutto in discesa, poi ne parliamo, perché davanti c'è il Napoli, non c'è la prima squadra che passa per casa. Per caso. Resettato un attimino, abbiamo capito com'era la situazione, due o tre movimenti, è subito il pareggiotto e poi, ciao, è iniziato lo show, ragazzi, è iniziato lo show e il Napoli, ragazzi, fa un qualcosa di fenomenale, perché insomma, oggi il Napoli veramente è la squadra italiana più europea delle italiane che ci sono in Europa quest'anno. Milan, Inter, Juve, Lazio, guardando l'Europa League, la Roma e la Fiorentina. Oggi Napoli è la squadra più europea delle italiane. È una squadra che veramente gioca sul velluto, gli viene tutto facile. A prescindere da Kvaratskhelia, che ha fatto ancora oggi una gran partita e a un certo punto, dopo che ha subito due o tre falli, ha detto, va bene, adesso faccio pure gol, perché mi avete stufato. E ha fatto pure gol. A parte quello, ma è tutto l'insieme, cioè è come gioca in maniera corale il Napoli, che è impressionante in questo momento, impressionante perché quello che fa in campionato
lo fa in Europa e in Europa palleggia addirittura di più perché, ragazzi, ok, oggi 6 gol, dici, sono quelle partite che possono nascere così. Per me non è così, però facciamo finta che sia così. Però gliene ha date 4 al Liverpool. Gliene ha date 3 ai Reds, 3 e 4 anche ai Reds, non mi ricordo adesso se 3 o 4. Perciò una squadra che sta facendo così bene in campionato italiano e in Europa fa così ancora meglio, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Siamo davanti a una squadra che veramente ci ricorderemo per tanto tempo, perché qui si sta costruendo un gruppo. Cioè, non è più tutta una cosa nata per caso, non è più un caso adesso, non si può parlare di caso nel Napoli, non è un caso, ragazzi, questo è un gruppo. È un gruppo affiatato, si sono affiatati fin da subito anche chi è arrivato da poco e stanno giocando a calcio, ragazzi. Giovani corrono, corrono l'uno per l'altro, si aiutano, si danno il 5, non brontolano se escono, turnover. Oggi, vabbè, oggi è stato semplice anche fare il turnover perché poi la partita si è messa fin da subito bene, però insomma avere la possibilità di fare turnover anche in una partita così delicata come quella di questa sera, Champions League, ragazzi. Oggi era la ciliegina sulla torta, oggi dovevi ipotecare sostanzialmente il passaggio del turno vincendo, e se l'avessi fatto con un 1-0, un 2-1, già era un'impresa, 6-1. 6-1 vuol dire che tu non solo hai vinto, ma tu hai convinto, se qualcuno non lo era ancora convinto, hai convinto chiunque. E di questo Napoli adesso bisogna stare attenti, anzi anche il Napoli stesso deve stare attento, perché adesso il Napoli ha fatto vedere a tutto il mondo quello che è, perciò inizieranno a prendere le misure. Detto questo, mi piace perché il Napoli ha una mentalità proprio, gioca a calcio, non fa troppa peretattica, non fa troppo tatticismo, non pensa chi ha davanti, se è l'Ajax, se è il Liverpool, gioca quel calcio lì che vuole giocare. Poi evidentemente può venire bene con una squadra e meno bene con un'altra, ma comunque vuole giocare sempre quel calcio là. E quello paga. Poi se hai un gruppo che è affiatato, se corrono, sono giovani, non hanno grilli per la testa, insomma, è tutto quanto al punto giusto fino adesso per il Napoli. Un allenatore che ha tanta, tanta, tanta esperienza anche internazionale, insomma, quello che gli manca a Spalletti è proprio la vittoria. Insomma, quest'anno è veramente l'anno del Napoli, ragazzi, perché è veramente qualcosa di fenomenale. Che cosa volete che vi racconti? Gol? Nessun gol è banale stasera, quello del Napoli. Nessuno, tutti degli Euro gol hanno fatto. Cioè, Kvaratskhelia fa un triangolo con Raspadori, qualcosa di incredibile. Cioè, nello stretto, si era appena rialzato da un fallo non fischiato, ha fatto questo triangolo e la mette lì sul secondo palo. Il gol di Di Lorenzo, lo stacco di Di Lorenzo, sembrava Mark Hatley dell'85 del Milan. Cioè, ragazzi, ha fatto uno stacco sul calcio d'angolo impressionante. Raspadori, colpo di testa, il gol di Rapina, nel pressare e mette la palla dentro. Ragazzi, Simeone entra e si fa trovare pronto, anziché magari rimanere col broncio perché gioca un po' meno, perché entra sempre a partita in corso. No, entra e si fa trovare pronto e dà un messaggio all'allenatore: ci sono anch'io, sono qua per la squadra. Cazzo, ragazzi, questa è tanta roba, questa è tanta. Oggi il Napoli ha fatto l'Ajax in casa dell'Ajax, perché solitamente l'Ajax è di queste partite qua, sono sempre una squadra giovane che corre tanto e ogni tanto magari si spengono per qualche anno, ma quando ritornano vanno facendo magari queste partite in Europa. E oggi il Napoli ha fatto l'Ajax in casa dell'Ajax e l'ha fatto bene. Tutti quanti avevano paura di andare a giocare in casa del grande Cruyff. Come ha detto Spalletti nell'intervista, ha detto: sì, è vero, andiamo in casa del grande Cruyff, ma noi arriviamo con l'animo del grande Maradona, perciò non è che siamo da meno, andremo a far vedere, a giocarci la nostra partita. E l'ha fatto, e l'ha strafatto. Ragazzi, perciò un qualcosa di meraviglioso. Poi, ragazzi, secondo tempo c'è da raccontare proprio ben poco perché hanno chiuso la partita, perché insomma quando inizia il secondo tempo e fai subito il gol, poi diventa una partita sostanzialmente chiusa, tutto viene più semplice, insomma è stato più un secondo tempo un po' più un po' più tranquillo, di gestione, di far riposare i giocatori, di far fare un bel po' di turnover, insomma una partita molto importante che il Napoli porta a casa alla grande. Io dico, certo che non c'è nulla di matematico, ma con questo Napoli, dopo che hai fatto 3 vittorie consecutive e hai le prossime 2 in casa, perché ricordiamo a tutti, e l'ho detto prima, lo ripeto,
di tre vittorie consecutive in Champions League, due sono state fatte fuori casa. Perciò il Napoli ha ancora tre partite da giocare, di cui due in casa, con l'Ajax e con il Rangers. Ragazzi, sostanzialmente la qualificazione da primi è già quasi andata, è già fatta, perciò c'è proprio praticamente tanta tanta roba e ora si può dedicare al campionato. Qualcosa di meraviglioso, veramente il Napoli stupefacente, e congratulazioni e belli siete ragazzi. Perciò mi raccomando, ci vediamo più tardi che andrò a vedermi gli highlights, ho visto qualcosina, poi ogni tanto giravo a guardarmi l'Inter perché poi dopo la partita sostanzialmente si era chiusa, però me la riguardo bene e valuteremo anche l'Inter, vediamo cosa ha fatto, che l'ho lasciata sull'1-0, vediamo cosa ha fatto. Belli siete, mi raccomando, bel like al video, iscrivetevi al canale e come dico sempre io ragazzi, ciao!